Ok, eccoci qua. Buongiorno a tutti, amici di Sei in Salute. Diretta particolare oggi, nel senso che tratta un argomento che mi sta particolarmente a cuore, che è quello dei bimbi in salute. Ok, quindi vediamo subito un attimino la nostra presentazione. Ok, vediamo. Ok, eccoci qua. Perfetto. Ok, eccoci, ci siamo. Ok, partiamo con la nostra bella presentazione. Allora, un bambino sano è un adulto migliore. Adesso poi piano piano lo svilupperemo l'argomento durante la presentazione, ma è importante capire questa cosa qua. Che ci piaccia o no, un adulto è soltanto un bambino che è cresciuto, niente di più, niente di meno. Come è cresciuto il bambino è la spiegazione di tante problematiche che abbiamo da adulti, sia in termini di salute che in termini di efficienza lavorativa. Quindi è importante capire bene questo aspetto qua, soprattutto per chi si occupa di categorie giovanili come istruttore, oppure chi è insegnante, oppure semplicemente chi è genitore. Quindi partiamo con la presentazione. Eccolo qua, ci siamo. Ecco qua. Ok, ci siamo. Allora, cosa è che caratterizza un bambino innanzitutto? I bambini sono sempre sorridenti e felici, sempre, a prescindere da quello che succede, sempre, sempre, sempre. Non importa cosa accade, ma il bambino è sempre sorridente. Ha sempre voglia di vincere. Voi provate a giocare con un bambino, vince lui. Non ci sono di alternative, non ci sono. Quindi un bambino è veramente sempre al top. D'accordo? Quindi se volete avere un esempio di voglia di vincere, prendete un bambino. La semplicità. Un bambino gioca con niente. Siamo noi adulti che vogliamo sovraccaricarlo di giochi, input e qualsiasi altra cosa, ma semplicemente il bambino basta poco. Guardate i bimbi in questa foto, vengono da un paese povero, giocano con un bastone e un copertone rimediato, eppure sono felici di quello che hanno. Fantasia. Un bambino con un foglio bianco e un pennarello sa disegnare il mondo, sa disegnare qualsiasi cosa. E dietro ogni disegno ci vede altrettanti altri mondi. Quindi è veramente un bambino, è veramente pieno di fantasia. Quando un bambino, che ne so, vuole colorare un fiore di mille colori e un adulto, una maestra, un insegnante lo corregge, non sta capendo nulla. Ok? La sua fantasia va lasciata esprimersi. Poi ci avrà tutto il tempo di capire che i fiori sono tutti di un colore e non di mille colori diversi, ma in quel momento il bambino va valorizzato per quel lavoro che sta facendo, quindi va premiata la sua fantasia. Un bambino è perseverante, insistente, non molla, un bambino non molla, se vuole quel gioco, vorrà quel gioco, se vuole arrampicarsi sul tavolo, si arrampicherà sempre sul tavolo. Potete dargli tutte le regole che volete, potete dargli tutti i premi e incentivi che volete, ma un bambino farà esattamente quello che vuole fare, continuerà finché non ottiene, e se non ottiene sono guai, sono capricci. Ok? Quindi. Ok, poi un bambino è in movimento. Quando si dice stai seduto, fermo, buono, non si è capito niente. Il bambino si muove per sua natura, qualsiasi età, anche quando è un bambino è in fasce, pochi mesi di vita, si muove nel suo piccolo. Prova a tenerlo stretto, si ribella, non ce la fa. Il bambino per sua natura si muove, fa casino, fa i capricci, sbatte i piedi, corre, saltella, gioca, vuole correre, perché è nella sua natura il movimento. Appena mettete un po' di musica, il bambino balla spontaneamente, anche se non conosce i passi, anche se non conosce coreografie. Il bambino poi, ultima cosa, è aggregante, cioè aggrega intorno a sé altri bambini. È naturale. È naturale, voi portate un bambino al parco giochi, dopo un po' conosce tutti gli altri bambini. È inevitabile, è così. Quindi,
Una volta che abbiamo capito che cosa è che caratterizza un bambino, vediamo anche di che cosa ha bisogno un bambino. L'ho diviso in tre categorie i suoi bisogni, dal punto di vista delle emozioni, delle abitudini e a tavola. Allora, dal punto di vista delle emozioni sembra scontato dirlo, ma affetto, amore. Che intendo dire con affetto, amore? Diciamo, non è soltanto volergli bene, ma è un qualcosa che va al di là. Cioè, non è solo un sentimento, è proprio un'emozione. Cioè, il bambino deve percepire che negli occhi della papà, della mamma, c'è qualcosa che luccica. Rispetto. Un bambino, non... come posso dire, vive le cose a modo suo, vede le cose a modo suo e interpreta tutto a modo suo. Quella cosa va rispettata. Non è perché siamo adulti e sappiamo che, tra virgolette, sarebbe sbagliato, allora andiamo là e interveniamo. Certo, se si fa male, certo, è ovvio, se è minata la sicurezza del bambino, sì. Ma è importante che se un bambino dice che da grande vuole fare l'astronauta, rispetto per quella cosa là. Se da bambino vede la Ferrari e la vuole comprare, va bene. Ok, quindi amore e rispetto. Ultima cosa, comprensione. Dobbiamo metterci nei suoi panni. Anche quando combina qualche disastro è perché sta cercando di dirci qualche altra cosa. Quindi dobbiamo cercare di comprendere, cioè prendere con lui quello che è in quel momento la sua realtà. Poi vediamo le abitudini. Il bambino deve muoversi, quindi guai a farlo stare fermo. Assolutamente. Ci piacerebbe tanto che il bambino stia fermo, non si facesse male, ci lasciasse lavorare in casa o non combinasse disastri. Il bambino non lo farà mai. Il bambino si muove e deve muoversi. Il bambino salta, il bambino può essere che inciampa, può essere che strappa i pantaloni, può essere che si sporca. Sì, va bene così. Assolutamente. Piccoli impegni, cioè, se ad esempio io faccio qualcosa al computer, magari anziché sgridarlo che non si deve toccare il computer, gli do un piccolo compito di schiacciare invio al momento giusto. Oppure, se sto facendo qualcosa in casa, gli trovo un modo per farmi dare un piccolo aiuto. D'accordo? Quindi, questa cosa qua insegna ai bambini a rispettare un piccolo impegno. Quindi, una cosa molto semplice possono fare, assolutamente gliela lasciamo fare, sempre nell'ambito della sicurezza e senza mettere correre rischi. Uguale se si sta cucinando, ai bambini piace tantissimo sporcarsi con le farine o gli ingredienti, quindi lasciamogli fare il loro piccolo impegno. E poi dare regole semplici e chiare. Se già la vita di noi adulti è confusa, perché dobbiamo sovraccaricare i bambini? Diamo poche regole. Semplici e chiare. Non troppo generiche, perché sennò non si capisce dove è il limite della regola, ma chiaro, deve essere netta la regola. Magari che a tavola si sta seduti composti. Sulla tavola, però, dopo ti puoi muovere. Sul divano non si saltella. Magari puoi giocare vicino al divano. Quindi dare dei piccoli accorgimenti semplici che il bambino capisce e che possa realizzare. Se io dico al bambino che il cartone animato lo guarda seduto, fermo, attento e poi prendi anche appunti, chiaramente è troppo difficile per lui comprendere questa cosa qua. Quindi bisogna semplificare e dare delle regole molto, molto semplici, ma chiare, nette. A tavola invece di cosa ha bisogno? Frutta e verdura, ovviamente, perché lo vedremo dopo, ma la frutta e la verdura è alla base dell'alimentazione del bambino. Varietà, deve essere variegato il più possibile, quindi non solo pasta asciutta, non solo carne, non solo pesce, non solo omogenizzato, deve variare. Per varietà intendo anche deve essere bilanciata l'alimentazione di un bambino, quindi ci deve essere un po' di tutto, privilegiando la frutta e la verdura. Perché devono privilegiare la frutta e la verdura? Per diverse ragioni che spiegherò dopo, quando parlerò dell'adulto, ma è importante che il bambino riconosca sempre quei sapori come positivi. D'accordo? Perché poi da adulti, quando si trasformeranno le abitudini e le necessità, questo ancoraggio gli sarà utile. Uguale per la varietà. Deve saper conoscere tanti sapori e deve avere un ancoraggio positivo a ogni sapore.
Anche qui, sempre a tavola, regole semplici e chiare. Lavarsi le mani prima, mettere a posto il proprio bicchiere, stare attenti a non rovesciare nulla, si sta composti e a tavola si scherza il meno possibile. Si scherza perché sono bambini, ma non bisogna mancare di rispetto a tavola, sia nei confronti del cibo, sia nei confronti di chi sta a tavola con noi. Vediamo un attimino cosa succede. Allora, abbiamo visto per le emozioni, affetto, amore, rispetto e comprensione. Cosa comporta un bambino cresciuto così ad un adulto che da adulto avrà una forte personalità? Ok? Più emozioni trasmettiamo al bambino, positive ovviamente, più la sua personalità da adulto si rinforzerà, più sarà sicuro di se stesso. Se un bambino è passato tutta la sua infanzia a essere corretto, a essere sgridato e qualsiasi cosa faceva sbagliava, se disegnava un fiore di un colore strano, fluorescente per esempio, era sbagliato, l'adulto avrà paura a fare qualsiasi cosa. Certo, lo sto ipersemplificando, eh? Il discorso è molto più complesso, ma sicuramente un bambino che ha ricevuto tanto amore, ha percepito di essere stato rispettato e di essere stato compreso, da adulto avrà una personalità molto più forte, molto più stabile. Abbiamo visto le abitudini invece nel movimento, nei piccoli impegni, nelle regole semplici e chiare. Sarà un adulto facilitato a inserirsi nel mondo sociale. Sarà facilitato. Capirà meglio le regole di un ufficio, capirà meglio le regole di un ambiente nuovo, capirà meglio il rispetto tra i colleghi e tra i compagni, capirà meglio i suoi tempi, capirà bene, sarà tutto più facile. Perché? Perché è stato abituato al suo movimento, quindi a esprimere la sua fisicità, ad prendersi i piccoli impegni e portarli a termine e a capire che le regole servono a quello vivere, servono a non far confusione con la mamma e il papà, servono a far vivere in maniera più semplice, vivere in maniera più liscia, a non entrare in conflitto. Quindi sicuramente un adulto, un bambino cresciuto con delle abitudini al movimento, ai piccoli impegni e alle regole, da adulto sarà facilitato nel svolgere i suoi compiti, che ovviamente saranno più impegnativi. A tavola, frutta e verdura, varietà, regole semplici e chiare. Sarà un adulto più sano, d'accordo, ma che intendo per sano? Meno sovrappeso, prima cosa. Gran parte delle malattie delle malattie degenerative di oggi, malattie del sistema cardiovascolare, malattie metaboliche e quant'altro derivano proprio da un eccesso di peso. Quindi un bambino sano che ha mangiato in un certo modo da piccolo sarà meno portato ad accumulare adipe. Un bambino che si è mosso fin da piccolo sarà un adulto che manterrà quell'abitudine, perché ormai l'ha fatta propria. Quindi sarà un adulto più snello, meno in sovrappeso, soffrirà anche meno di diabete, quindi ci saranno tutta una serie di vantaggi. Meno problematiche articolari. Perché? Perché frutta e verdura, come dicevo prima, cosa comportano? Comportano che si formano meglio le cartilagini, si formano meglio le ossa perché avranno un impatto di minerali più alto e, essendo anche meno sovrappeso, meno leve, meno gravi, gravi nel senso meno pesi, per quanto riguarda le ossa e le relative articolazioni, soprattutto le ginocchia e le anche. Meno disturbi psicologici, cioè sarà un adulto che è più in bolla, diciamo così, ma non perché chissà che cosa. Semplicemente avendo una forte personalità, essendo stato cresciuto che anche per logica di conseguenza, cioè se io faccio un errore è giusto che venga punito, se faccio qualcosa di giusto è giusto che io sia premiato, avrà anche più facile capire alcune dinamiche ed è più facile anche che avrà meno disturbi psicologici, meno ansia, meno stress, meno tutto, perché è abituato a vivere in un ambiente felice, confortante, è abituato a che seppure sbaglia qualcuno gli vuole bene lo stesso, seppure c'è un errore si può porre rimedio. D'accordo? Quindi avendo una forte personalità automaticamente
avrà meno disturbi. In più, avendo tutti i nutrienti al suo posto, il cervello avrà tutte, dal punto di vista strutturale e funzionale, tutti i carburanti, tutti gli elementi per essere, per svilupparsi al pieno. Dal punto di vista lavorativo, un adulto sano è ovviamente più efficiente, quindi meno costi per la sanità, meno assenze dal lavoro nel caso del dipendente. E se fosse un libero professionista, se si ammala di meno, rende di più. In più, se è anche una personalità più stabile, è anche più performante. Se è una personalità forte, è anche più magnetico, quindi attirerà più clienti, attirerà più collaboratori, quindi sarà tutto più funzionale. Ecco perché un bambino cresciuto in un certo modo sarà un adulto al top, ovviamente. Ok, ci siamo. Beh, allora, la diretta di oggi è conclusa, spero vi sia piaciuta, ci vediamo domani per un altro video e ricordatevi che ogni bambino, ogni adulto è stato bambino. Quindi se abbiamo bambini intorno a noi, che siamo insegnanti, allenatori o genitori, facciamo crescere i nostri bambini nella maniera più sana possibile, perché da adulti saranno persone migliori di quanto non siamo stati noi. D'accordo? Sorriso e entusiasmo come sempre e ci vediamo domani per un altro video.